Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati, appuntamento con Tempo Reale martedì 12 gennaio, oggi puntata più corta perché riparte anche Io ne ho lette cose con Stefano Rossini a partire dalle 10 circa, quindi oggi abbiamo una mezz'oretta in meno ma comunque intensa. Sarà intensa, iniziamo non subito. Non è vero, però è bello dirlo all'inizio. Sì, piena di notizie. Buongiorno caro Andrea, buon martedì di sole, freddino ma pieno di sole. E allora, non perdiamo tempo ma andiamo subito a dare i nostri contatti. Alle ciance. Salutando tutti coloro che già ci ascoltano. Allora, il nostro numero di telefono per i vostri WhatsApp ed SMS, quindi non usatelo come spesso accade per telefonarci, perché ce l'abbiamo il numero per telefonarci, ma partiamo da quello per SMS WhatsApp: 337 511 336. Questo potete insomma utilizzarlo come meglio credete per mandarci i vostri messaggi, mandarci le vostre fotografie. Lo sapete che come ogni insomma telefono da messaggistica può ricevere tutto, poi chiaramente c'è bisogno di dirlo. No, lo dico perché sai, magari uno dice telefono, no, non si può. Tutto il resto si può fare. Volete telefonarci 0541 785 785. Questo invece è il numero che potete utilizzare per invece parlare in diretta con noi. Poi ricordiamo la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, già operativa e attiva, ed infine la nostra piattaforma Icaro Play. Ricordando, perché io ieri sera ho provato a farlo, ma purtroppo sul mio televisore ancora non è possibile. Ma che televisore ha? No, si può dire? Sì. Inizia per la S e Sony? Poi ha una A dopo. No, Samsung. Sì, che però ancora non scarica la nostra app. Ieri sera ho parlato con il nostro tecnico. Allora facciamo la premessa: abbiamo un'app Icaro Play che vi permetterà praticamente dalle prossime settimane, dai prossimi giorni, di poterci vedere anche qualora ad esempio non prendiate il 91 di Icaro TV. Tante persone ce lo dicono perché magari vivono in luoghi dove l'antenna non copre perfettamente. Con l'app è tutto più semplice, la mettete lì insieme a tutte le altre insomma app televisive che avete, insomma non facciamo nomi ma sapete bene di che cosa parlo, e potete trovarci comodamente. L'applicate, la ponete al vostro, all'interno del vostro televisore, vedete Icaro quando volete, giorno e notte. Però ci sono alcuni televisori che ancora non hanno la possibilità di scaricarla. Tranquilli, sarà questione di settimane, vi terremo aggiornati. Benissimo, e detto questo partiamo con... Io intanto condivido con la notizia che avevamo dato in diretta ieri, anche grazie ad alcune foto che c'erano arrivate di questa manifestazione, questo flash mob organizzato in piazza Cavour a Rimini, la protesta degli zaini. Degli zaini vuoti, Andrea. Vuoti, esatto. Sì. Vuoti, erano stesi sulla piazza, una piazza nella quale poi sono arrivati anche una quarantina circa di genitori. Il tema appunto quello della scuola, una scuola superiore che ancora non è partita. Il 25 gennaio dovrebbe partire in Emilia Romagna, ma usiamo sempre il condizionale perché ormai siamo abituati a continui rinvii da questo punto di vista. E allora vi mostriamo le interviste realizzate dalla qui presente Simona Mulazzani. In realtà in alcune da Mirko Tenti, io vorrei dare a Cesare ciò che è di Cesare. La cosa che mi ha colpito, Andrea, è proprio la modalità. Tra l'altro tutti sappiamo, ieri mattina è una giornata anche molto fredda, a quell'ora su Rimini arrivava anche quella sfruffolata di neve che insomma rendeva tutti un po' più freddi, però io credo che simbolicamente, al di là che numericamente non sia stata una manifestazione particolarmente frequentata, tra l'altro comunque, sì, una diciamo manifestazione che ha portato persone, anche alcuni esponenti amministrativi, ecco, magari poi a, ne parliamo, sì, esatto, perché a, ci anche diciamo, perché poi mi verrebbe da dire, ma se tutti sono d'accordo esatto, nel partire, perché non si parte? Perché la scuola non apre? Questa vabbè, adesso domanda. Sentiamo le voci. Siamo qui per i nostri figli, per ribadire il loro diritto alla scuola, diritto all'istruzione, che vuol dire scuola in presenza, vuol dire scambio con gli insegnanti. Non sono una scatola per acquisire nozioni. È proprio una vergogna la situazione delle scuole superiori, in quanto sono ragazzi da mesi a casa, lasciati davanti a un computer, e la DAD non può assolutamente sostituire la scuola in presenza. E c'è stato promesso più volte, ripetutamente, a intervalli di 15 giorni, di un mese, che il problema si sarebbe risolto, che il problema erano i trasporti. Anche qui i prefetti, le stesse aziende si sono attivate e nonostante questo nuovamente i ragazzi sono stati lasciati a casa. È una generazione abbandonata, è una generazione che veramente avrà dei problemi in futuro.
e nonostante l'impegno grosso della scuola e degli insegnanti. Gli insegnanti hanno un rapporto responsabile, sono sempre presenti, li stimolano con i mezzi che hanno a disposizione, però chiaramente non è la stessa cosa. Vedere i propri figli a casa, provarci comunque, starci in questa situazione deve essere anche molto doloroso per un genitore. Sì, per me è molto triste, anche perché ho una figlia che frequenta, essendo più piccola, mentre il figlio maggiore che frequenta il liceo è a casa appunto da fine ottobre. Non riesco a capire da cittadino come i politici possano abbandonare così una generazione. Tutti i problemi sono risolvibili, i ragazzi sono più grandi, i ragazzi non credo che un bambino delle elementari si comporti meglio di un ragazzo alle superiori a scuola. Se possono andare i piccoli, possono andare anche i più grandi. Purtroppo stanno inficiando la loro capacità di socializzazione, prima e di più quasi che non la loro capacità di apprendimento, nel senso che comunque gli apprendimenti vengono passati attraverso la DAD e questa è una cosa che va riconosciuta agli insegnanti che si stanno prodigando per cercare di mantenere i livelli di competenza dei ragazzi. Il problema è la loro capacità di stare con gli altri, di stare con i pari e di stare con gli adulti di riferimento. Purtroppo ormai sono soli, soli nelle loro stanze quando hanno delle stanze in cui stare. Abbiamo visto che molti alunni si sono proprio affievoliti, direi, nel seguire le lezioni. Sono presenti, sono con le telecamere accese, per carità, però proprio vediamo i loro, una sorta di rassegnazione. E devo dire che si è creato ancor più lo squilibrio tra coloro che magari interessati a certe lezioni, particolarmente anche forse per inclinazioni personali, seguono con interesse, cercando pur in pigiama insomma di interloquire il più possibile, e quelli invece che magari avevano un pochino più di difficoltà proprio si sono quasi lasciati andare. E noi cerchiamo, ci siamo reinventati informatici, ci siamo diciamo così, abbiamo fatto numerosi corsi anche per adattarci alle nuove piattaforme, al nuovo strumento, e ce la stiamo mettendo tutta. Però al di là del fatto che io penso che questa didattica sia altamente antidemocratica, perché per quanto i device la scuola e la regione abbia potuto fornire, comunque questo lascia sempre ragazzi che hanno più possibilità di, anche per una rete magari migliore, di assistere alla lezione, e altri invece che sono sempre con il collegamento che salta, eccetera. Quindi non è sicuramente uno strumento che metta tutti i ragazzi sulla stessa base di partenza, almeno per quanto riguarda la strumentazione. In realtà quello che poi più distrugge i ragazzi e noi come corpo docente, ma anche i dirigenti stessi, è questa fase di incertezza in cui siamo continuamente chiamati, ripeto, i dirigenti, poveretti per primi, noi in seconda battuta, e poi chi più poveretti ne risente sono i ragazzi stessi, siamo tutti chiamati a doverci reinventare un giorno per l'altro. Queste le voci, esatto, le abbiamo sentite, le prime due erano di due mamme, di genitori che hanno deciso insomma di partecipare a questa manifestazione con lo zaino vuoto dei loro figli, anche simbolicamente questo zaino vuoto di libri, perché sappiamo che con la DAD i libri restano sulla scrivania o sul tavolo della cucina, a seconda anche di dove i ragazzi hanno spazio per poter seguire le loro lezioni a distanza, ma anche un po' vuoti di speranza, perché insomma sono molto amareggiati i genitori che portano poi la voce dei loro ragazzi. Abbiamo sentito ciò che più in questo momento fa far fatica è il non sapere quando, perché il 7 prima e poi l'11 e poi il 25, poi chissà se sarà il 25. Però Andrea, dicevamo prima una cosa, perché ieri mattina non nel servizio non abbiamo visto questa immagine, perché probabilmente ha partecipato alla manifestazione prima che noi arrivassimo. Alcuni esponenti dell'amministrazione, esatto, riminese, ho visto nelle foto l'assessore Morolli, l'assessore Piscaglia, l'assessore Frisoni, se non ricordo male. Esatto, quindi perché in sostanza poi l'amministrazione comunale riminese è uscita con una nota firmata da sindaco tutta la giunta, e giunta, dicendo che è arrivato il momento di rientrare in classe per tutti, insomma, senza ulteriori rinvii. Sindaco e giunta in una nota, lo leggo, dicono che è un rientro possibile con più mezzi di trasporto, più investimenti in edilizia scolastica,
scolastica, più flessibilità da parte delle scuole. La proposta quindi è quella del 50% in presenza e protocolli che diano garanzie in tempi rapidi per la vaccinazione degli insegnanti e del personale scolastico. Sulla stessa linea anche il presidente della provincia, Santi, che ieri è intervenuto anche lui con una nota. Quindi, mettendo un attimo in fila le cose, e Bonaccini che è contro. No, il governo non è rientrato sulla decisione. Tant'è che alcune regioni sono partite l'11 al 50%. Gli amministratori locali del nostro territorio, qua ci fermiamo, sono tutti convinti che sia possibile una scuola in presenza almeno per il 50% degli studenti. La regione fino a una settimana fa circa diceva che era tutto pronto per il rientro in classe al 50%. A questo punto viene da dire: o le dichiarazioni sono una cosa e i fatti sono un'altra, oppure qualcosa mi sfugge. Sì, in effetti di principio chi è che non desidera che i nostri figli, che i ragazzi possano tornare a scuola, ma poi nella prassi non c'è la possibilità. Io ho sentito anche alcune dichiarazioni del presidente della nostra regione, tant'è che lui dice in questo momento la curva epidemica, la sofferenza anche dei nostri ospedali per quello che riguarda i ricoveri non ci permette di poter riaprire, soprattutto con la certezza poi di poter tenere la scuola aperta. Non lo so, sinceramente credo che vogliano i mezzi, ci voglia il coraggio. Al di là appunto di tutte le considerazioni, io credo che in questo momento la certezza di tenere qualcosa aperto non lo si abbia a prescindere per qualsiasi tipo di attività. Lo abbiamo visto tra zone bianche che devono arrivare, dove potrebbe essere tutto aperto, a quelle rosse dove praticamente è quasi tutto chiuso. Quindi non so cosa... Questo, insomma, lasciamo questo interrogativo. Gabriele dice: la ministra la vuole aperta, sì. Bonaccini anche, gli assessori regionali, provinciali e comunali chiedono le riaperture. Scusate, chi le ha bloccate allora? Io? Gabriele dice, no, non ti diamo questa responsabilità sia lui mai. Ripete quello che ci aveva scritto ieri: secondo lei è un'operazione di facciata, parole, tutti chiedono di ripartire ma nessuno si vuole assumere la responsabilità di farlo. C'è da dire, ieri c'era un commento all'intervista che abbiamo poi anche postato in rete alla preside del Belluzzi da Vinci, di un nostro ascoltatore che chiedeva effettivamente ieri nella foga di questa intervista che abbiamo realizzato al volo, ci siamo dimenticati, lui chiedeva conto del fatto che le scuole superiori del nostro territorio non avessero mostrato una tale elasticità per ad esempio andare a coprire anche dei turni pomeridiani scolastici. Ricordiamo che nel tavolo di coordinamento che si era svolto in prefettura, insomma si era svolto in videoconferenza in prefettura, era stata subito cassata l'ipotesi di modificare gli orari delle scuole, perché si era detto c'erano dei problemi poi nella gestione appunto da parte delle scuole. Questo appunto è l'altra situazione da chiarire. Tra Stefano righe, ci scrive: mia moglie, ricordiamo, Stefano appunto abita a Trento, ha le classi in presenza anche al serale con temperature polari, pochissimi assenti. Con le lezioni in carcere invece siamo ancora molto indietro. Anche perché prima Stefano ci aveva salutandoci dicendo freddino qui, insomma, appunto ricordiamo il nostro ascoltatore che ci segue da lontano, -8 gradi, quindi insomma anche alzarsi per andare a scuola, la cosa bella insomma di queste poche assenze che mostrano il desiderio dei ragazzi per quanto possibile di tornare a scuola. No, dicevo che tra le righe ieri la preside aveva però detto, ma anche ci hanno accusato di non essere stati abbastanza pronti e disponibili alle trasformazioni anche richieste insomma dalla nuova gestione, invece noi abbiamo sempre mostrato una grande disponibilità. Non eravamo andate ad approfondire questo aspetto, speriamo di avere l'occasione anche con altri rappresentanti della scuola di chiarire questo, anche perché questa mattina Andrea, sul Resto del Carlino c'è questo articolo molto interessante firmato da Manuel Spadazzi che parla di quanti sono gli studenti in quarantena ad oggi, e la cosa che si lascia un po' straniti è che 300 dei 900 totali che sono in quarantena sono studenti delle scuole superiori che stanno in DAD praticamente da ottobre, quindi sicuramente non è la scuola ad essere stato veicolo di contagio, probabilmente lo sono state le famiglie, probabilmente sono state insomma altre occasioni che magari i ragazzi continuano a vivere, ma non la scuola. Poi ci sono le elementari a seguire, che comunque diciamo, hanno sempre continuato in presenza. Esatto, e poi ci sono le scuole medie. Almeno questo dice il Resto del Carlino, praticamente insomma proprio al volo, attualmente sono in quarantena quasi 900 bambini e ragazzi nella nostra provincia, un terzo appunto di coloro che sono in isolamento sono proprio ragazzi delle scuole superiori. Quindi siamo sicuri che sia la scuola il luogo del contagio? È una domanda e non è retorica, perché sappiamo che poi la riapertura porta con sé inevitabilmente anche maggiori contagi.
contatti. Va detto, spiega Franco Borgognoni, che è responsabile del Dipartimento di Igiene Pubblica, che quasi tutti i ragazzi si trovano in quarantena per contatti con contagiati avvenuti in ambito familiare, comunque extrascolastico, anche perché in DAD, fino a prova contraria, difficile. Dopo le superiori, dicevamo, sono le scuole elementari, si contano 225 bambini in isolamento, seguono i bambini delle scuole dell'infanzia, ce le eravamo dimenticate, 166, e 148 invece i bambini delle scuole medie. Stiamo parlando della provincia, di Rimini. Ricordiamo che sotto i 6 anni non c'è l'obbligo della mascherina. È vero, e questo sappiamo anche che in alcune contesti ha portato poi a contagi, perché giustamente, insomma, poi i bimbi comunque vivono nel contesto familiare dove sbaglio, ci possono essere. I dati che arrivano dal ministero parlano di un 2% di contagi legati alla scuola sul complessivo dei contagi. Un giro di saluti, poi andiamo a sentire invece qual è la situazione nella riminese aggiornata alle 12 di ieri. Salutiamo Roberto, Patrizia, Sabrina, Stefano l'abbiamo già salutato con i suoi meno 8 e dice di non lamentarti e dire che fa freddino. No, Simona, io vado in scooter sempre, Stefano, tranquillo. Salutiamo anche Antonio, che ci dà il buongiorno in dialetto. E dai, leggilo. Andrea, leggilo, provaci, su. Studio intanto che vi mostriamo e vi facciamo sentire. C'è una nostra ascoltatrice, sì. Andrea, rimango solo un attimo sul tema della scuola, che ci scrive: ci vuole il coraggio di dire che se si vuole andare a scuola bisogna limitare le proprie, o addirittura smettere di avere relazioni e mantenere distanze e mascherine, come per dire: vogliamo andare a scuola? Bene, i ragazzi fanno quell'attività lì, i bambini fanno quell'attività lì, però poi all'esterno dobbiamo cercare il più possibile di creare una sorta di cuscinetto attorno a loro. Forse può essere fattibile per i bambini delle elementari, mi verrebbe da dire, ma per i ragazzi delle superiori, per ragazzi di 17-18 anni, dirgli vai a scuola, poi il resto della pomeriggio giornata stai a casa. Adesso stanno facendo il contrario, stanno a casa per andare a scuola e poi il pomeriggio probabilmente qualche incontro ce l'hanno. Sentiamo i numeri aggiornati sull'epidemia per quanto riguarda la nostra regione e la provincia di Rimini alla giornata di ieri, alle 12 di ieri, poi guardiamo anche le indiscrezioni che stanno arrivando sulla nuova stretta prevista dal prossimo decreto, che ricordiamo sarà poi presentato domani alle Camere dal ministro Speranza. Sentiamo. Sono 173 oggi i casi di coronavirus in provincia di Rimini, in calo rispetto a ieri quando erano stati 248, 91 i sintomatici, un saliscendi che comunque non si discosta ormai da una media giornaliera di 200 contagi, 4 i decessi, 2 persone di Rimini, una donna di 91 anni e un uomo di 90, e 2 di Riccione, un uomo di 76 anni e una donna di 90, una quarantina le guarigioni. In Emilia-Romagna i nuovi casi sono 1.942 su 9.632 tamponi. La percentuale dei positivi sul totale dei tamponi resta alta, il 20,1%, ma ancora una volta si sottolinea come nei festivi si effettuino tamponi soprattutto a persone con sintomi o alta probabilità di positività. Rimini oggi è la terza provincia in regione per numero di casi, dopo Modena 469 e Bologna 402. Il numero dei decessi resta alto, 66, con età che vanno dai 63 ai 98 anni. Basso il numero delle guarigioni, 316. I casi attivi oggi sono 61.466. rispetto a ieri 1.560 in più. La percentuale delle persone in isolamento domiciliare resta del 95%. Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 238, uno in più rispetto a ieri. Rimini sale da 24 a 25. 2.741 i pazienti negli altri reparti Covid dell'Emilia-Romagna, 36 in più. E questi sono i dati che poi vanno monitorati con grande attenzione, quelli relativi alla pressione nelle strutture ospedaliere. Noi attendiamo anche domani, quando arriverà l'aggiornamento sui ricoveri in reparto nelle strutture romagnole, perché nell'aggiornamento della regione viene fornito per provincia solo il dato delle terapie intensive, che comunque vede Rimini restare ai dati più o meno massimi dell'ultimo periodo, 25 ricoveri abbiamo sentito in terapia intensiva
e la Romagna è intorno alla cinquantina, quindi siamo sempre sopra quelle soglie che erano previste dal livello rosso previsto tanto per un lungo periodo, diciamo prima delle festività natalizie, i ricoveri in terapia erano intensiva erano scesi a una quindicina, sì, e invece l'ombra 25 è abbastanza preoccupante. Su questa, Andrea, poi passiamo al discorso anche delle voci di corridoio e forse anche qualcosa di più del corridoio che arrivano sul nuovo decreto di PCM. È un'intervista realizzata sulle pagine del Corriere al primario di terapia intensiva degli infermi Giuseppe Nardi. Siamo sommersi dei pazienti Covid, in 40 anni mai curato casi tanto complessi. Siamo ancora sommersi da pazienti Covid. Un paio di giorni fa, dice Nardi, in ASL Romagna abbiamo raggiunto il numero più alto di sempre dei ricoveri. Tra i vari territori c'erano 620 persone ricoverate. La situazione epidemiologica legata al contagio da Covid è ancora ben lungi dall'essere in via di risoluzione. Tuttavia, secondo dei posti letto occupati dai pazienti Covid, segna un record in negativo per il territorio romagnolo, si profila anche un record di segno opposto. Nello studio pubblicato dalla rivista scientifica Clinical Epidemiology, che ha preso a riferimento le persone malate di Covid nella provincia di Rimini dal 26 febbraio al 18 aprile, quindi stiamo parlando della prima ondata, si rileva che il dato della mortalità dei pazienti sottoposti a ventilazione artificiale, quindi al famoso casco in rianimazione, è del 35%, quindi una percentuale comunque alta, cioè nel senso 35 persone di pazienti che non ce la fanno comunque stringono il cuore. Però dobbiamo fare anche dei confronti, qui chiaramente si tratta di ricerche scientifiche. Ad esempio in Lombardia il tasso di mortalità è del 50%, ciò voleva dire che le persone che arrivavano in una situazione molto grave, che erano costrette alla terapia intensiva, che erano costrette alla ventilazione meccanica, una su due non ce la faceva. Questi Lombardia. In Emilia-Romagna, in particolare nella nostra provincia, il 35%. In Gran Bretagna, non che la Gran Bretagna abbia mostrato chissà quale capacità di reazione al virus, è del 55%. Pensate, in Cina, dice Nardi, dell'88%. Quindi praticamente la possibilità di uscire da una ventilazione meccanica in Cina era bassissima. E quindi insomma lui dice che in 67 anni di carriera, cioè no scusate no 66, lui ha 67 sì, anni 67 di carriera, deve essere proprio un highlander, glieli auguriamo ma assolutamente sì, però insomma ha 67 anni e tanti e 40 anni di carriera, non ho mai curato pazienti più complessi di quelli affetti da Covid, i danni ai polmoni sono spaventosi. Queste le parole del dottor Nardi. Esatto. Ci scrive Roberto dicendo: Viserba presente, vabbè, ci dà il buongiorno, che noi contraccambiamo, dice: sento che i morti per Covid sono ultra ottantenni. Insomma, ieri nel nostro territorio sì, però io ho spulciato i dati a livello regionale, vedo ad esempio Bologna, ci sono decessi anche di 7 uomini, 63, 68, 69, 72 anni ne hanno alcuni, a Ravenna c'è la morte di un uomo di 64, uno di 67 anni e due donne di 73, 78, mi soffermo solo su quelli al di sotto della soglia degli 80, tre uomini, tipo uno di 45, uno di 64 da Reggio Emilia, e poi potrei continuare. Ricordo anche le parole del dottor Paolizzi la scorsa settimana, quando ci ha detto, ha raccontato della morte purtroppo di un suo paziente che aveva sì più di 80 anni, ha detto però si faceva 70 km al giorno in bicicletta. Tutti e quindi, i giorni. Insomma, anche guardare solo la discriminante dell'età è fuorviante nell'interpretare. Guarda, questi, Andrea, questi tra l'altro dati. Al volo, perché credo che sia interessante anche per Roberto, che ci faceva questa sottolineatura. Qui non si parla di decessi ma si parla di pazienti, e gli viene chiesto se è cambiato il paziente che arriva in terapia intensiva. Nardi dice: è un paziente leggermente più giovane, in questa ondata l'età media è 62 anni, prima era 65, lo stesso negli altri ospedali. A Rimini abbiamo accolto quelli di Forlì, a Cesena sono stati inviati i nostri, quindi posso affermare che esiste una certa omogeneità. Ad esempio ora a Rimini è ricoverato un ragazzo di 33 anni con problemi anche cardiaci oltre al Covid, un paio di quarantenni e qualche paziente sopra i 70, ma anche nella prima fase abbiamo avuto un ragazzo di 32 anni, per cui poi magari questi sono fisici più giovani che magari riescono anche a superare meglio la malattia, però insomma è abbastanza eterogeneo il profilo di chi si ammala. Poi chiaramente i corpi, sappiamo, non sono tutti uguali e quindi reagiscono anche in maniera differente. Chiederei alla regia di metterci in contatto col nostro ospite, perché restiamo in ospedale, sì, in qualche modo, ma per parlare di tutt'altro, e magari accogliamo anche l'invito che ci è arrivato da Colomba.
che ci dice: c'è il sole anche se è freddo, mettiamoci anche un sorriso e la giornata partirà meglio. Colomba, noi in qualche modo ti abbiamo ascoltato, anzi Andrea ti ha ascoltato ieri quando ha pensato di realizzare questa intervista, quindi speriamo faccia piacere a te, ma faccia piacere anche a tutti i nostri ascoltatori. Perché noi andiamo a metterci in contatto con Domenico Ciotti, che è un infermiere che lavora da anni nel reparto di chirurgia generale dell'ospedale Infermi di Rimini, che è anche responsabile aziendale del Wound Care Specialist e che per diletto ha fondato una band rock. E noi gli diamo il buongiorno perché vogliamo che sia lui a spiegarci bene di questa sua iniziativa. Buongiorno Domenico. Domenico, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sì, buongiorno, mi chiamo Domenico Ciotti, sono un infermiere della chirurgia e per diletto abbiamo questa band di metà sanitari, metà non, che suona sulla Riviera Romagnola e fa una cinquantina di concerti all'anno. E ricordaci anche il nome della band. Bad Bones Crew. Nata così perché si era partito, volevamo fare il rock straniero, invece poi la band ha acquisito la sua personalità portando in giro il rock italiano dai 70 ai 90, o rivisitato da noi o come lo conoscete. Come ad esempio una canzone di Battisti l'abbiamo completamente rivisitata, le canzoni di Wellit Fiba piuttosto che Vasco Rossi le presentiamo un po' come sono già, visto che sono già rock di per sé. E ha avuto un gran successo. Tutto questo ovviamente ha virato quando abbiamo scritto questo inedito che sta avendo grande riscontro. È un inedito scritto da me. Tra l'altro nel pieno della pandemia. Bravissimo, era proprio quello. Scritto durante la prima fase Covid, bruttissima fase Covid, in una notte difficile e complessa anche emotivamente, perché avevamo anche pazienti di età media, cioè avevamo pazienti di età molto giovane, e di fronte a un caso difficile è venuto giù questo testo nel pieno della notte, che ho sottoposto poi al chitarrista che è l'autore della musica, ed è venuto fuori dal buio. Si chiama Fuori dal buio, è stata incisa e registrata nella seconda fase Covid, ahimè, perché purtroppo abbiamo anche questa seconda fase Covid che sta ancora attanagliando i nostri posti letto a Rimini come in tutto il resto d'Italia. E purtroppo all'esterno tutto questo si vede e non si vede, ma in ospedale purtroppo la situazione è ancora complessa e difficile, facciamo fatica anche a gestire i posti letto, malgrado sanitariamente, lo dicono i numeri, l'Emilia Romagna è forse tra le più brillanti e quindi la situazione è complessa e difficile, meno male che è arrivato il vaccino. Domenico, ma che cosa hai voluto veicolare con questa canzone? Cioè già il titolo è molto speciale, no? Fuori dal buio, con un'idea di speranza, con un'idea che comunque anche chi è lì è veramente di buio ne vede tanto nel vostro lavoro, guarda anche un po' all'esterno sperando che le cose cambino. E quali sono i passaggi della canzone che secondo te sono più particolari? Bravissima. Il senso del brano è proprio quello, che si concentra soprattutto non tanto ovviamente sull'aspetto farmacologico, che non siamo noi a decidere quale sia quello giusto e quello no, ma proprio sull'aspetto psicologico, nel senso che la psiche è fondamentale nell'approccio alla malattia, soprattutto in questo periodo Covid in cui alla malattia si aggiunge la possibilità, l'impossibilità di far entrare i parenti, l'aspetto psicologico viene messo sotto pressione in maniera importante. E Fuori dal buio invita tutti noi a decidere di reagire a questa malattia rappresentata dalle tenebre, dal buio, e di correre verso un falò, verso il fuoco, verso la possibilità di ballare e cantare assieme. Infatti la canzone invita a correre, a ballare attorno a un falò, ci sono un po' di similitudini, un po' che rappresentano praticamente le tenebre, il cattivo, ciò che non va bene, rapportato a ciò che invece è giusto che noi cerchiamo di fare in tutto il nostro possibile dovere morale. E quindi calpestare il serpente figurato per cercare di avere del meglio, correre, cioè praticamente lasciare il buio alle spalle e raggiungere quella felicità che ci permette di raggiungere ciò che invece noi non riusciamo a raggiungere in un periodo così difficile. Anche perché questa cosa è nata perché dove lavoro io purtroppo ci si approccia a patologie spesso neoplastiche, perché la chirurgia di Rimini operiamo fondamentalmente dei pazienti con patologia tumorale, quindi capisci l'approccio psicologico è difficile, importante,
e quindi un invito a reagire, ad aver voglia di stare assieme. Noi non vediamo l'ora di tornare a suonare con la gente. Ma io penso che domenica, esatto, infatti, un bel concerto. No? Speriamo presto di poter partecipare ad un concerto liberante. Tra l'altro, tu poi, anche proprio per professione, hai questa particolare attenzione al tema della cura. Lo dicevi poco fa, oggi qualsiasi spazio dedicato alla cura, intesa come prendersi cura di qualcuno, non solo come ti do il medicinale, che sono una cosa fondamentale, però le due cose forse ancora di più vanno insieme, devono andare insieme con tutta la fatica, perché immaginiamo anche per voi che siete tirati da mille parti, in mille situazioni diverse, non sia sempre facile poter trovare quella parola giusta, quel sorriso particolare, ma anche sotto le tante maschere che avete, non deve essere facile. Assolutamente, purtroppo l'aspetto relazionale si è quadruplicato, era importantissimo prima e adesso è fondamentale, perché siamo il veicolo con il quale il legame paziente-famiglia, siamo il veicolo che veicola tutto ciò che può essere la videochiamata, la possibilità di portargli la roba che i parenti portano davanti alla porta dell'ospedale. Certo. Purtroppo questa è la situazione, malgrado io adesso sia in un reparto Covid free, perché la chirurgia, per poter continuare ad operare, è un reparto Covid free, ma purtroppo si vive la stessa situazione. Purtroppo, che giustamente per provare a proteggere, bisogna proteggere in tutti i modi, poi alle volte però non è così semplice capirlo. Domenico, ma non ti abbiamo chiesto, tu nel gruppo che cosa fai? Tu canti, infatti sentivo questa bella voce profonda. Domenico, facciamo così, facciamo sentire un pezzo del vostro brano, così sì, poi certo. Prima di salutarci lo sentiamo e poi magari le ultime battute. Certo, grazie. Spaventato da tutti quei roghi, alle tue spalle il buio ti assale, una solitudine da cui non puoi andare, capisci in quell'istante, in un solo momento, che non meriti silenzi, ma molto di meglio. Abbiamo sentito solo una parte della canzone. Ha una voce splendida, Domenico, bravissimi! Grazie. Un po' di carica ci voleva. Ci voleva a quest'ora del mattino, perché abbiamo parlato di cose molto serie, ma sappiamo anche che questa espressione, con questa energia che fuoriesce dal corpo, fa bene a voi, ma secondo me fa bene anche a chi l'ascolta. Ma ogni tanto non è che spari la musica nelle corsie del reparto, così da tirarsi un po'.
Qua avevamo un'interfona nel reparto, ci hanno spostato, lì la spostavo, devo essere onesto, ah, ecco. Tanto, che attivavo il microfono, via. E via, un po' di musica per tutti. Interfono, ci diciamo. Però, Domenico, allora, tu dicevi, per fortuna è arrivato il vaccino, so, sei già stato vaccinato tu, sei stato tra... Io purtroppo ancora non sono tra i vaccinati, perché no, ma non perché, io ero in lista, il problema è che io ho fatto Natale, io ho provato anche il Covid in prima persona, ecco. Ahimè, anche in maniera abbastanza importante. Bene. Nel senso che ci siamo scartati il ricovero per poco, ma abbiamo fatto io, mia moglie e il bambino piccolo di un anno positivi e la femmina indistruttibile di 3 anni è rimasta negativa tutto il tempo, ma siamo stati a casa dal 15 dicembre al 4 di gennaio, chiusi in casa, murati. E quindi di aspettare un po' di tempo, insomma, adesso per il vaccino. Adesso le ultime indicazioni dicono un paio di mesi, 2-3 mesi possiamo vaccinarci, quindi a marzo toccherà anche a me, ma con assoluto entusiasmo, perché tocca farlo. Intanto tocca farlo. Il Covid è passato, fuori dal buio, anche un'esperienza personale, quindi insomma con la tua, sì, piccola indistruttibile di famiglia che vi ha curato tutti, mamma praticamente, mia, mamma, no? Sì, sì, assolutamente, esatto, assolutamente. Domenico, noi ti mandiamo un grande abbraccio, ti ringraziamo per averci fatto sapere di questa bella iniziativa, insomma speriamo che sia, soprattutto siano le tue parole, quelle cantate, ma anche quelle che ci hai raccontato, anche di conforto a chi ci sta ascoltando in questo momento. Domenico, grazie. Grazie, noi siamo solo questo, giusto perché ne abbiamo, siamo veramente entusiasti. Allora, l'EP da 2-3 giorni è su tutti i portali digitali del mondo, quindi Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, tutta quella roba lì, e a nome Bad Bones Crew, e in più noi siamo su tutti i social, quindi tra l'altro vorrei ricordare, trovarli. Domenico, che anche i proventi li pensate poi anche a fine benefico, ecco, non assolutamente, noi 2 volte all'anno, no, ma figurati, noi la nostra, no, lo ricordiamo perché è importante per chi, no, ci ascolta, noi 2 volte all'anno organizziamo i Bad Bones and Friends, un po' alla Pavarotti, visto che sono bello grosso anch'io, dove i colleghi dell'ospedale, che sono, tu sai cantare, chi sa cantare, chi sa suonare la chitarra, sceglie dei brani del nostro repertorio e si alterna sul palco con la band. Cioè il cantante, scendo io, canta lui, il chitarrista, scende il chitarrista, suona la chitarra qualcun altro, e quindi si alternano sul palco tecnici di radiologia, chirurghi, cardiologi, chi ne ha più, chi più ne ha più ne metta, nel senso che la serata è aperta a tutti e si tirano fuori, si associa a queste serate le associazioni di beneficenza, facendole ruotare, quindi tutti i proventi e la raccolta dei soldi vanno alle associazioni di beneficenza. Bene ricordarlo. Domenico, grazie e buona giornata. Grazie di tutto, alla prossima. È stato arrivederci. Un vero piacere. Arrivederci, grazie. Cioè, la chitarra elettrica come pompava. Dovremmo mettere su anche noi una band. Sì, solo che non sappiamo, abbiamo solo il flautista. Non abbiamo solo il flautista. Però partiamo da delle certezze. Salutiamo anche Palmina e poi leggiamo anche il messaggio che ci arriva da Sabrina Vescovi, sì, di Riccione, in merito anche all'età, insomma, delle vittime del Covid, dicendo gli immunodepressi non possono essere catalogati per età. E già, ringraziamo Sabrina, insomma ha subito anche un gravissimo lutto e quindi le mandiamo un grande abbraccio da lontano. Tra l'altro, in tema riccionese, volevo ricordare, visto che domani riparte l'appuntamento con Fuori dall'Aula e visto le recenti dinamiche legate al Metromare, proprio questo sarà il tema che affrontiamo, l'abbiamo già affrontato nel corso di questa stagione di Fuori dall'Aula, lo abbiamo fatto all'epoca con i due santi, vale, esatto, a dire il presidente della provincia e l'assessore al bilancio del comune di Riccione. Questa volta ci concentriamo in modo particolare su questo progetto di prolungamento. Avremo ospite, naturalmente, in collegamento il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, perché si parla del prolungamento del Metromare fino a Misano e Cattolica. Avremo un'intervista per farci spiegare il progetto che sarà candidato al bando all'amministratore unico di PMR, Stefano Giannini, e poi ci piacerebbe appunto avere il dibattito con appunto tra il sindaco Piccioni e qualche esponente dell'amministrazione o comunque del consiglio comunale riccionese. Ancora non sappiamo chi ci sarà, ma ci hanno detto che qualcuno dovrembe essere nostro ospite. Beh, quindi esatto, vi aggiorneremo mi poi nella mattinata, che sei già, tu sia già a buon punto nella mattinata, Andrea, di domani, su chi sarà invece a confrontarsi con il sindaco di Misano per sentire le ragioni di chi è pro questo progetto e le ragioni invece di chi è contro a questo anche progetto che, esatto, è stato candidato, però ne ha uno suo che vorrebbe candidare al medesimo bando. Soprattutto, guarda Andrea, credo che sia utile anche capire proprio come funziona il progetto, essendosi messo fuori a livello, insomma, di amministrazione Riccione. Facciamo un progetto solo tra Misano e Cattolica, poi voliamo verso la stazione di Riccione, non lo sappiamo, quindi pensiamo possa essere molto utile anche per chi ci ascolta, al di là, insomma, delle notizie che sono emerse nei giorni scorsi, andare nel dettaglio
dettaglio di questo progetto e in questo momento che cosa viene presentato proprio per la richiesta di finanziamento. Quindi domani pomeriggio nell'appuntamento di Fuori dall'Aula alle 18 in diretta, in replica dopo la seconda edizione del telegiornale, quindi intorno alle 20:35. Esatto, domani proprio così. Prosegue intanto il confronto fra governo e regioni, l'abbiamo detto, sulle nuove misure anti-Covid, quelle che dovrebbero essere contenute nel decreto che domani sarà comunque presentato alle Camere, che poi sarà firmato il 15 e entrerà in vigore dal 16 di gennaio. Sembra definitivamente accantonata l'ipotesi che era circolata fino a prima dell'incontro avvenuto ieri con le regioni stesse di tenere conto dell'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti per far scattare la zona rossa, quindi questa è un'ipotesi che è stata definitivamente accantonata per un motivo preciso, perché non sarebbe, diciamo, un indicatore univoco per tutte le regioni, perché legato in buona parte anche al numero di tamponi che vengono effettuati. Lo diceva anche ieri il presidente del Veneto Zaia nella sua conferenza di aggiornamento, dicendo: noi siamo d'accordo che vengano utilizzati dei metodi scientifici. Questo è sì scientifico, cioè vale l'incidenza assolutamente, cioè, è valida, sì, per la regione, ma non è un dato raffrontabile, perché ci sono regioni, diceva Zaia, come noi, che fanno 60.000 tamponi al giorno e altre regioni che ne fanno 400-500, allora diventa difficile raffrontare questi dati. Quindi questo non sarà fatto. Resterà però, questo lo ha detto il ministro Speranza, il distinguo, vale a dire RT uguale a 1 si diventa arancioni, RT superiore a 1,25 si diventa rossi. Questo è un sistema che resta. E poi c'è un grande scontro su quella che è una delle novità previste dal nuovo decreto che il governo vorrebbe inserire, vale a dire lo stop all'asporto per bar, qua si dice anche ristoranti, dopo le 18. Io avevo sentito solo bar. Anch'io, perché il tema è quello così, di evitare che ci siano persone che magari alle 18, alle 18:30 vanno a prendere l'aperitivo da asporto e poi lo consumano all'esterno del bar. Cioè, un tema sinceramente, che ha fatto mangiarsi, non so, un piatto di pasta, esatto, lo vedo fuori dal ristorante, la vedo un lo po' lo vedo difficile. Più complicato. Tutto tra l'altro, ieri è intervenuto su questo anche l'assessore Corsini, l'assessore regionale, dicendo che il codice ateco del bar è lo stesso delle pizzerie da asporto e di attività analoghe, che dovrebbero quindi abbassare la serranda a quell'ora se si tiene conto appunto, certo, del codice come fatto finora, e chiede di non penalizzare la grande maggioranza dei gestori che lavorano in sicurezza. Lui dice: piuttosto si facciano massicci controlli in quelli che permettono, favoriscono assembramenti. Tutto teoricamente giusto, bisogna vedere se ci sono le forze per andare a controllare, perché o ti arriva la segnalazione, vedo delle persone fuori dal tal locale e quindi si va a controllare, altrimenti sono tante le realtà da tenere sotto controllo. Siamo sempre lì, è sempre un cane che si morde la coda. E già, proprio così. Diciamo che qualche perplessità l'ho sentita, Andrea, anche su questa zona bianca. Lo avevamo, sì, detto anche noi ieri, cioè da una parte è un po' il segno di una regione che riesce effettivamente a tenere sotto controllo, per quanto se ritorniamo a fare tutto ciò a cui siamo abituati, per carità, probabilmente ad un certo punto bisognerà farlo, sarà necessario farlo, però ecco, con questo discrimine in questo momento comunque di un contagio ancora molto elevato, c'è da chiedersi che cosa possa significare. Io credo che già una regione in zona gialla, noi l'abbiamo sperimentato per alcune settimane, sia comunque una regione che ha possibilità importanti di spostamento, di aperture e quant'altro. C'è tutto il tema ad esempio delle riaperture, perché ad esempio si parla della riapertura dei musei, ma di teatri e cinema ad esempio non se ne sente parlare da nessuna parte, no. Per cui insomma ci sono tanti punti interrogativi. I ristori, da più parti ci dicono i ristori arriveranno, prevederemo ristori per tutti coloro che saranno chiusi e che sono stati chiusi, lo ha riconfermato ieri il ministro Boccia, però insomma è chiaro che per chi lavora e che in questo momento invece non sta lavorando, anche i ristori previsti sono davvero poca cosa. A proposito di ristori, anche la regione Emilia-Romagna ieri ha ufficializzato l'avvio dei bandi per i ristori destinati alle varie categorie penalizzate in questi lunghi mesi di pandemia. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Un pacchetto di circa 40 milioni fra fondi della regione e fondi statali che si aggiungono a quelli distribuiti a livello nazionale. I primi a partire sono ristoranti e bar. Il 20 gennaio saranno emanati i bandi per i pubblici esercizi che potranno accedere a 21,3 milioni. La gestione sarà affidata alle Camere di Commercio che faranno i singoli bandi in ogni provincia attraverso una convenzione già approvata con Union Camere Emilia-Romagna.
La regione gestirà invece direttamente due bandi, quello da 1,5 milioni per i gestori delle piscine pubbliche date in gestione tramite convenzione e quello a febbraio da 2 milioni per taxi e noleggio con conducente. I bonus saranno erogati direttamente dall'amministrazione regionale sulla base delle 3.000 licenze in essere. A fine gennaio, probabilmente sempre con convenzione con le Camere di Commercio, saranno emanati bandi per imprese culturali e cinema, 2,5 milioni, palestre, 2 milioni, spettacolo viaggiante, 1 milione, discoteche e locali da ballo, 3 milioni di euro. Sono in corso di definizione le modalità dei ristori da 1 milione di euro per maestri di sci e addetti degli impianti sciistici e sempre per 1 milione per le guide turistiche. Rimangono altri 4 milioni da destinare ad altre categorie, fra cui venditori ambulanti in fiere e sagre paesane. Questi ristori previsti. Esatto, questi gli ultimi aggiornamenti che abbiamo, naturalmente poi domani ci saranno tutti i dettagli su questo nuovo decreto che arriverà. A che ora avremo la conferenza stampa? Dai, buttiamola lì, secondo credo te? Credo che, perché Speranza prima viene da noi, viene in videocollegamento, noi, poi va alle Camere. Ah sì. Va bene, d'accordo, quindi domani appuntamento alle Camere dove già molti dei dettagli probabilmente emergeranno e poi domani o forse dopodomani conferenza stampa del Premier. Vabbè, in ogni caso i dettagli se verranno già domani dopo sì, l'intervento secondo di, me. Oh, però sai, alle volte poi le cose possono cambiare. Allora, abbiamo pochi minuti perché poi dobbiamo lasciare spazio a Stefano Rossini. Però abbiamo Rossini. Un'ampia pagina politica. Eh sì, e allora perché visto che... Io a questo punto dico, con tutto quello che si muove tra Rimini e Cattolica negli ultimi giorni, secondo me... Ma che Riccione? Sì, le indicazioni che arrivano sono quelle di amministrative che si svolgeranno regolarmente in primavera, tarda primavera. Non credo ci saranno a questo punto dei rinvii, cioè si rinvia la scuola ma le amministrative si fanno. A scuola? Cos'è accaduto ieri? Allora, iniziamo da Rimini, perché poi con Cattolica dobbiamo fare anche un piccolo passo indietro sì. ai giorni precedenti. Allora, la situazione a Rimini, siamo nel centro-sinistra, iniziamo dal centro-sinistra perché poi ci sono novità anche relative al centro-destra, ma il centro-sinistra cosa succede? Succede che sappiamo che a livello di Partito Democratico c'è un nome che si è fatto avanti da tempo, che è quello di Emma Petitti, che è attualmente presidente dell'Assemblea Legislativa regionale. Sappiamo che ci sono insomma forti indizi di una candidatura all'interno della giunta, che è quella dell'attuale assessore alle attività economiche e alla sicurezza Jamin Sadegolbad, che ancora però non ha non ufficialmente detto sì, intendo candidarmi, perché in questo caso essendoci già un altro nome sarebbe un candidato alle primarie. Ieri si sono riunite le liste civiche. Esatto. Liste civiche del centro-sinistra, che tra l'altro esprimono un buon numero di consiglieri comunali, da Cristian Gianfreda, che neanche portavoce, agli esponenti rimasti in patto civico, quindi Daniela De Leonardis, Mirko Muratori ed Enzo Zamagni, Luca Pasini di Rimini Futura, e a questi si aggiunge un nome che finora era stato seduto nei banchi di minoranza, quello di Andrea Bellucci, che era stato eletto con un'unione delle liste civiche però legate in qualche modo alla minoranza, quindi Vincere per Rimini, Obiettivo Civico, che hanno espresso come consigliere anche Filippo Pozzilli, che invece certo. adesso è all'interno dell'ambito del centrodestra, non sappiamo all'interno di dove quale magari forza, si configurerà, e Luigi Camporesi. Ecco, diciamo che Bellucci si smarca, lo fa anche ufficialmente, io leggo la sua nota, dice: ritengo che il mio contributo sia più affine al lavoro che stanno portando avanti e porteranno avanti i civici attualmente impegnati a sostenere la maggioranza, condividiamo i valori dell'europeismo e del progressismo nel solco di una visione della città sempre più moderna e aperta. Quindi di fatto Bellucci dà addio alla minoranza, entra in maggioranza, percorso inverso rispetto a quello fatto ad esempio dai consiglieri Erbetta e Frisoni. Esatto. nei mesi, anche lo scorso anno. Ma ci sta, anno. Perché i civici comunque hanno anche visioni che possono anche cambiare nel corso del tempo. Queste liste civiche hanno concordato un documento di intenti. Esatto. Come civici, il portavoce, come detto, è Gianfreda. In questo documento ci sono alcuni aspetti, secondo me, che vanno evidenziati ed estrapolati in modo particolare da alcuni passaggi, al di là appunto delle dichiarazioni di principio, dell'importanza dei civici e quant'altro. Io leggo il virgolettato: il centro-sinistra non può pensare a un devastante suicida ritorno al passato in cui il civismo era una foglia di fico utile solo a catturare qualche voto in più.
in vista delle comunali del 2021, c'è da costruire e scrivere un piano ambizioso che nel condurre in porto senza indugi i programmi avviati, e quindi si parla di continuità con l'amministrazione uscente, lo aggiorni alle nuove esigenze di un mondo travolto dalla pandemia. Per farlo occorre un confronto libero, aperto e paritario. E poi si dice che è indiscutibile che nell'individuazione della figura che meglio può aggregare un ampio schieramento politico e sociale vada ricercata la massima coerenza con il percorso avviato in questi anni. Questo porterebbe, insomma, questa è una mia interpretazione, non è più il virgolettato, a cercare qualcuno all'interno dell'attuale giunta. Quindi mi verrebbe da dire, se sarà un Sadegolvad, potrebbe essere quello il sostegno delle civiche. Diciamo che, esatto, le civiche portano anche la loro forza, la forza che hanno mostrato in questi anni con gli elettori che hanno avvicinato alla realtà di questa amministrazione. L'altro aspetto che secondo me è invece un riferimento tra le righe ad Emma Petitti è: non giovano in questo senso autocandidature, perché non costituiscono il miglior viatico possibile per un percorso unitario e coerente comprensibile ai riminesi. Nomi non se ne fanno, non ci sono nomi in queste dichiarazioni. Si capisce però, insomma, se devo tradurre, perché i nomi sono antipatici. No, i nomi sono antipatici, li faccio io, quindi. Esatto, li facciamo noi. Direi che le liste civiche sono in linea con quello che avrebbe voluto fare e che ancora cercherà di fare il Partito Democratico provinciale, vale a dire cercare un unico candidato che possa unire le varie anime, cercarlo probabilmente con la benedizione dell'attuale sindaco Gnassi all'interno della sua giunta, e la benedizione delle civiche. E l'identikit porta a Jamil Sadegolvad. Resta nella camera da letto con il col candelabro in biblioteca. Con il candelabro in biblioteca, esatto. Resta però il fatto che comunque noi abbiamo visto Emma Petitti molto attiva anche con note stampa slegate dalla sua attuale veste istituzionale e invece legate a una sua presenza sul territorio. Emma Petitti sta lavorando molto anche su tematiche legate, esatto, al nostro territorio. Allo stesso tempo ha tutta una sua storia, che è una storia che però ricordiamola anche altri amministratori, ricordo molto bene anche alcune espressioni qualche mese fa di alcun esponente politico importante del Partito Democratico, che diceva: lo stesso sindaco Andrea Agnassi, quando è entrato come amministratore, quindi siamo parlando di 10 anni fa, era espressione del partito di allora, cioè nel senso che poi sì, nel suo percorso lui come Bonaccini hanno cercato di aggregare forze anche civiche cittadine, però c'è una storia. Chissà se Emma Petitti anche in questo suo autoproporsi è in grado un po' di lasciare la sua storia e di tenerla come bagaglio, ma anche avvicinarsi ad anime diverse, insomma non lo so, mi pare di capire da questo messaggio che grandi interlocutori con queste civiche non siano state così facili. Continuo a dire la mia: credo che difficilmente il centro-sinistra possa aggirare le primarie, perché però non ricordiamo vedo che poi le primarie e le civiche non andranno a dare la certo loro. Dipende a che cosa lo solito, apre. Se sono primarie di centro-sinistra, certo, tutta la coalizione di centro-sinistra che aggrega le civiche, lo abbiamo capito chiaramente, sarà chiamata ad esprimere le proprie preferenze. Esatto, sempre che non siano primarie di partito. No, invece non sono primarie di partito, sono sempre primarie di coalizione, come era avvenuto poi all'epoca del primo mandato Gnassi. Bene, allora insomma vedremo insomma come si delineeranno nei prossimi mesi queste cose. Ma il centrodestra, a breve secondo noi, il centrodestra, vedendo anche tutto questo movimento recente, direi sì. Il centrodestra a Rimini invece si prepara anche, sì, lui. Ci sono due nomi, uno tra l'altro all'interno del consiglio comunale, quello di Gennaro Mauro, l'altro quello di Claudio Di Lorenzo. Sono due nomi che erano legati a una civica che nel 2016 era aggregata comunque al centrodestra, aveva portato all'elezione di Gennaro Mauro come consigliere, si chiamava Uniti si vince, poi insomma nel corso d'opera c'è nome, stato sì, un cambio insomma con i sovranisti eccetera eccetera. Adesso i due hanno ufficializzato il loro passaggio alla Lega. Esatto, proprio così. Alla Lega Nord Romagna, con tanto punto di benedizione che arriva dal segretario Morone. Questo per quanto riguarda Rimini e quello che sta succedendo nel centro-sinistra e nel centrodestra. Un centrodestra dove comunque, andando a leggere, aleggia sempre il nome di Lucio Paesani come insomma possibile candidato. È un altro indizio anche non questo. Non dico niente di nuovo a chi segue i movimenti politici a livello locale. Andando invece a Cattolica, attualmente si sta muovendo il centro-sinistra. Tra l'altro, con una nota che è stata diffusa sabato scorso dal segretario provinciale del Partito Democratico Sacchetti,
si è detto anche di un sondaggio che il Partito Democratico ha commissionato nel mese di novembre a Cattolica per vedere un po' il sentiment della popolazione. Cos'è emerso da questo sondaggio? Che se Movimento 5 Stelle e Partito Democratico andranno al voto separati, probabilmente a vincere sarà il centrodestra. Questo lo dice chiaramente Sacchetti nel suo comunicato, un comunicato nel quale lancia, in sostanza, tende la mano al sindaco Gennari del Movimento 5 Stelle, l'unico sindaco del Movimento 5 Stelle è rimasto nella nostra regione, a provincia, comunque secondo me potrebbe essere anche provincia. In ogni caso, tende la mano per dire sediamoci a un tavolo e discutiamo di una possibile alleanza. Cosa succede? Succede che in realtà il segretario del PD di Cattolica, credo sia abbia ancora questo ruolo, Belluzzi, non è molto d'accordo. No, diciamo che quello che ha esplicitato Sacchetti, spiega Belluzzi, è quello che ci eravamo detti tempo addietro, quindi non è nulla di nuovo. Però a questo nostro tentativo, che non era stato esplicitato ma che il sindaco Gennari sapeva, è arrivata già una risposta del sindaco, e non è una risposta positiva, una risposta negli atteggiamenti, perché il PD in questo comunicato mette però tre punti, ad esempio scuola repubblica. Eh già, ad esempio, sappiamo che il PD è molto critico alla scelta, esatto, dello spostamento. Ad esempio nuovo lungomare, non è molto ben digerito il progetto, che invece l'amministrazione ha detto è prossimo all'approvazione dell'esecutivo, del progetto esecutivo del nuovo waterfront cattolichino. Ecco, su questo invece l'amministrazione sta tirando dritto, e questa è una risposta al nostro tentativo di metterci di dialogo. Di confronto. E quindi Belluzzi cosa dice? Sostanzialmente il dialogo non è possibile, il PD e il centrosinistra devono unirsi e cercare di andare al voto e di vincere, ma a questo punto senza il Movimento 5 Stelle. Diciamo, Andrea, che in entrambe le situazioni, ma così proprio come nota conclusiva, il ruolo del partito a livello provinciale, sia in quel di Rimini che in quel di Cattolica, in momenti diversi, poi mostra una visione della situazione diversa da quella che ha il partito interno allo stesso comune. Ricordiamo bene anche la querela tra Vanni Lazzari e lo stesso Sacchetti per quello che riguardava il nome dell'Appetiti. Ora ci troviamo in una situazione in cui il partito provinciale dice una cosa e il partito comunale dice sì, ma dovete starci dentro, perché poi invece i tentativi di dialogo su questioni molto concrete, molto cittadine, che non sono ideologiche, che non sono di pensiero, hanno visto che questo dialogo non è possibile. Quindi insomma c'è anche questo scarto che da tenere presente. Uno scarto che si conferma quindi tra provinciale e comunale, sia a Rimini che a Cattolica, che dimostra, se c'era bisogno di dimostrarlo, che le anime all'interno del Partito Democratico sono veramente tante, e metterle insieme quando si deve fare sintesi non è mai semplice. Al volo, e chiudiamo così perché siamo già in ritardo, un po' di politica anche a Riccione, dove si andrà a votare nel 2022. Ma anche sarà qui che si vede che sentono gli altri comuni che si muovono, esatto. E noi che ci stiamo a fare. Infatti, qua, anche secondo me. Allora, ad esempio, il Resto del Carlino oggi propone un'intervista al giovane Bartorelli. Bartorelli, insomma, per chi è di Riccione, conosce molto bene la famiglia di noti gioiellieri. Lui si chiama Alessandro ed entra nell'agone della politica avvicinandosi a Riccione Civica, che ricordiamo aperto alcuni dei suoi elementi, ma sembra che qualcuno invece sia molto intenzionato a far parte di questo progetto. Questo sul Carlino, mentre sul Corriere anche lì c'è della politica riccionese, dove si cerca di capire dove andrà Fabio Baldi, perché come ricordavamo ieri Fabio Baldi non è entrato nell'esperienza di Riccione Civica perché c'era stato questo avvicinamento ad Italia Viva. Lui era stato candidato per il Partito Democratico al ruolo di sindaco e lui dice sarò parte attiva. Va ora come Fabio Baldi sarà parte attiva, insomma sarà bello scoprirlo. Per noi insomma si apre una stagione di tante interviste, speriamo insomma di poter dare voce, non solo raccontarvi ma anche dare voce ai vari protagonisti e cercarci di capire ogni giorno qualcosa di più. Il candelabro lo teniamo in mano per capire dove ci portano gli indizi di Cluedo. Eh sì. Allora vabbè, ma il candelabro, come fai uno ad ammazzarlo col candelabro? Perché a Cluedo gli è venuta in mente questa idea? Ma è sempre stato il maggiordomo alla fine? No. No, ma non è mai il maggiordomo. Sto ricordando anche il film, tra l'altro, Clue. Di Cluedo? Se lo trovi su Prime.
Ah, ma non fare suggerimenti. Hai visto Lupin? No. Ecco, vedi? 10 e 3 minuti. Noi chiudiamo il nostro appuntamento con Tempo Reale. Lasciamo spazio a Stefano Rossini con Io ne ho lette cose. Il grande ritorno di Rossini, atteso sì, un po' da tutti. Sì, per finire prima. E ci ritroviamo domani con Tempo Reale. Noi attorno alle 9. Minuto giù più, minuto meno. Grazie di essere stati con noi. Buona giornata. Tempo Reale. Tempo Reale.